Dunque, al nostro laboratorio, che si chiama Zooplant Lab, svolgiamo ricerche prevalentemente nel settore della tutela dell'ambiente e della biodiversità, perché riteniamo che insomma sia importante oggi davvero investire in Italia nella tutela delle risorse ambientali naturali. Quindi per noi è fondamentale che anche le persone conoscano questo. Ma secondo me sta andando verso due direzioni, una ricerca molto applicativa che vuole anche andare incontro alla risposta della crisi, perché oggi la ricerca può far molto, e poi sta andando verso certe eccellenze in certi settori particolari, come tra questi insomma anche quello ambientale, indubbiamente. Diciamo che l'Italia è un paese dove si fa ricerca, dove si potrebbe fare molto meglio. Io voglio essere ottimista, perché insomma questo deve essere, e quindi credo che le iniziative in questi ultimi anni stiano andando un po' verso questa direzione. Certo, c'è molto da fare, però insomma siamo qua anche per quello. Ma è importante che le persone conoscano quello che facciamo per due ragioni. Prima di tutto perché loro sono anche, come dire, gli elementi finali delle nostre ricerche. Noi facciamo delle ricerche per conoscere, per sviluppare nuovi farmaci, per tutelare l'ambiente, per migliorare la qualità della vita. Quindi loro di fatto sono quelli che ne gioveranno delle nostre ricerche. E poi è importante perché c'è bisogno di ottimismo e le persone devono conoscere quello che facciamo per credere in noi e per aiutare la ricerca in Italia.